Lo stato dell'arte e le prospettive terapeutiche nel carcinoma renale metastatico. In quest'ultimo periodo, sia dopo l'ASC che dopo l'ESMO di pochi giorni fa, le prospettive del trattamento di prima linea del carcinoma renale metastatico sono cambiate molto. Abbiamo oggi dei dati dalla letteratura che ci supportano nell'utilizzo di un'ulteriore nuova arma, che è il pazopanib, che hanno confermato, oltre che la tollerabilità, e questo era un dato già che si sapeva da tempo, la tollerabilità di questo nuovo farmaco se confrontato con gli altri farmaci a disposizione in prima linea, ma anche l'efficacia. È stato dimostrato che è esattamente sovrapponibile a quelle dei farmaci che abbiamo già a disposizione. Ecco che quindi abbiamo una nuova arma che sembrerebbe altrettanto efficace, ma forse molto meglio tollerata dal paziente, sia secondo i criteri che noi medici utilizziamo per valutare la tossicità, ma anche da parte del paziente stesso, che in uno studio clinico ha preferito il pazopanib a un farmaco alternativo quale il sunitinib in base appunto alla sua tolleranza. Cambia quindi anche il ruolo del paziente, un paziente sempre, come si dice, più al centro nel processo di cura, in questo caso che esprime la propria preferenza, anche se alla fine comunque è il clinico che decide. Certo, all'ASCO di quest'anno sono stati presentati i dati appunto di questo studio che ha un disegno piuttosto innovativo, cioè per la prima volta il paziente, dopo aver sperimentato due farmaci, il pazopanib e il sunitinib, a esprimere la propria preferenza su come continuare il trattamento nei momenti successivi. E questo è un punto di vista estremamente importante, perché la percezione del paziente può essere diversa da quella che è la percezione del medico sul management di questo tipo di terapia.